Emilia Moratori, candidato sindaco del centro-sinistra per il comune di Vignola. Lei ha detto poco fa che nel caso in cui venga eletta rimarrà 5 anni e non andrà via prima. Come mai questa sua dichiarazione, che è abbastanza simbolica? Sì, nasce dal fatto che l'amministrazione di Vignola è stata proprio caratterizzata in questi anni da una certa discontinuità, che è un fatto abbastanza singolare, il fatto di appunto susseguirsi 2 amministrazioni nel giro di 4 anni, per motivi diversi, per motivi di vario genere, ma così è. E quindi quello che mi sento di dire ai cittadini è di rassicurarli in questo senso, perché questa volta questa tornata elettorale è la terza tornata elettorale in pochi anni, nel giro di quella che doveva essere una legislatura completa. Quindi mi sono sentita di sottolineare questo aspetto, garantendo che la mia presenza sarà per 5 anni, non ho ambizioni diverse e quindi molto volentieri resterò ad amministrare questa città se i cittadini lo vorranno. So che sono stata appunto assessore all'Unione per i servizi sociali e sociosanitari, anche presidente dell'Unione, e riconosco a questa città una centralità rispetto al territorio molto importante, un po' il motore del territorio, e io credo che un po' l'esperienza sicuramente potrà aiutarmi, ma anche, come dire, la passione che ho per questo lavoro, perché è un lavoro faticoso, quello di fare l'amministratore, di essere sindaco di una città, faticoso, impegnativo. Sono assolutamente consapevole della difficoltà del momento particolare che stiamo vivendo, però insomma mi sento davvero di poter spendere delle energie in questo percorso e in questo impegno, e la sento un po' come una sfida e anche come un'opportunità. Io credo che quando uno fa il sindaco un po' gli rimanga addosso questo senso di fare qualcosa per gli altri, per la comunità. Io nei 10 anni che ho fatto il sindaco l'ho sentita molto questa cosa e la necessità anche proprio personale di fare qualcosa per una comunità, di essere parte attiva di una comunità, e questo credo che sia stata la spinta più importante che mi ha portato appunto a fare questa scelta meditata, ragionata, consapevole delle difficoltà che ci sono, delle responsabilità che ci sono, vista l'esperienza precedente, però molto sentita, devo dire, e anche molto voluta.